Lanciare un messaggio che arrivi forte e chiaro ad una platea il più ampia possibile, affinché chiunque sia a conoscenza di episodi di violenza perpetrati contro donne o bambini possa denunciarli alla rete attivata sul territorio dalla provincia di Lecce. Per questo si è scelto il teatro con la rassegna Colpi di Genio, ideata dall'assessorato provinciale alle politiche sociali, il primo in Italia ad aver creato un piano di protezione sociale delle vittime di violenza. 14 le compagnie teatrali coinvolte, con 3 spettacoli itineranti ciascuna da luglio scorso fino al prossimo marzo. C'era una volta una principessa, il titolo dell'ultimo, scritto e diretto da Stefania De Dominicis, con la collaborazione artistica della compagnia Tau. Più donne vittime si raccontano, in un crescendo che parte da una violenza domestica rappresentata sulla scena da una donna incastrata in una credenza a simboleggiare la prigionia di una situazione che non le lascia scampo. Poi è la volta di Cristina, che ha subito violenze dal padre e ha il difetto corporeo di non riuscire a mantenersi in piedi per il trauma subito, fino ad arrivare al racconto di uno stupro con la tecnica di un manichino a corpo, un busto fatto in cartapesta con mani e gambe dell'attrice. Lo spettacolo non si limita a raccontare una carrellata di violenze, ma vuole fornire una prospettiva di risoluzione che consente alle protagoniste di uscire dalle trappole, a suggerire ad ogni donna infiacchita dal dolore che trovare una strada è sempre possibile.